Allora, riprendiamo la linea da Moreno e parliamo di un Piemonte particolare, parliamo di un Piemonte internazionale e lo facciamo proprio dal Salone Internazionale del Libro. Giovanni Pischetta, Camera di Commercio di Torino, partiamo subito e parliamo di questo Piemonte internazionale e di una particolare pubblicazione. Sì. Microfono. Allora, circa un annetto fa ci è venuta un'idea come Camera di Commercio di Torino di cominciare a ragionare sull'aspetto dell'internazionalizzazione di chi lavora nella filiera dell'editoria. Storicamente noi come Camera di Commercio abbiamo sempre supportato l'internazionalizzazione di molti settori, insomma quelli più classici come l'automotive, l'aerospazio, l'IT, l'agroalimentare. Ad un certo punto, partendo da un dato molto importante che è quello della presenza di una filiera completa del libro, dell'editoria, del contenuto che esiste qui sulla provincia di Torino, ci siamo detti perché non provare a lavorare anche per aiutare i piccoli imprenditori a internazionalizzarsi in Europa e non solo, anche nel resto del mondo. E da qui è nata l'idea di lanciare questo progetto Publishing Piemonte. Ecco, un progetto che coinvolge anche il CEIP Piemonte. Erika Manis proprio rappresenta qui il CEIP, quindi un binomio perfetto, Camera di Commercio di Torino e CEIP Piemonte. Assolutamente, noi da anni ci occupiamo di internazionalizzazione per i nostri stakeholder e quindi questa per noi è stata un'occasione imperdibile di lanciare un nuovo settore sui mercati internazionali, che è quello che facciamo tutti i giorni, trovare opportunità per le aziende piemontesi, in particolare le piccole aziende piemontesi, e in questo caso c'è un mondo nuovo da portare all'estero con una filiera completa che accompagneremo in un percorso sia preparatorio per approcciarsi ai mercati internazionali e poi un percorso che ci vedrà presente in tanti appuntamenti all'estero e anche con inviti a operatori stranieri proprio qua a Torino. Un percorso condiviso con Camera di Commercio? Sì, un percorso condiviso che nasce diciamo cercando di mettere insieme tutti i pezzi di questa filiera, ragionando con chi in questo ambito dell'editoria lavora da anni e già si misura anche con l'aspetto internazionale dell'internazionalizzarsi, soprattutto perché alla fin dei conti noi facciamo internazionalizzazione come Camera di Commercio di Torino insieme al CEI Piemonte su diversi settori. Come dicevo prima, questo settore del libro e dell'editoria ha una particolarità che in fondo, siccome i libri parlano di tutto, parlano di tutti i settori, è anche un settore in cui l'internazionalizzazione passa per un ulteriore collegamento di comunicazione di quella che è l'internazionalizzazione di tutti gli altri, per cui è facile anche aiutare le imprese a diciamo essere presenti in maniera più forte anche sui mercati internazionali, raccontando a loro volta anche di che cosa fanno gli altri settori, l'agroalimentare, la mobilità, lo spazio, il lusso, diciamo così, tutte quelle filiere sulle quali peraltro lavoriamo già. Quindi oltre a internazionalizzare la filiera c'è anche un aspetto comunicativo importante, perché i libri e l'editoria e il contenuto molto spesso raccontano tutte le altre eccellenze di questa provincia e di questa regione. Ecco, Giovanni ed Erika, ovviamente siamo al Salone Internazionale del Libro, quindi il libro lo si può veramente toccare con mano, no? C'è stato un periodo che sembrava che il libro dovesse essere soppiantato dall'ebook, però invece è bello ancora, no? Il libro, il profumo. Beh, sì, è molto bello vedere un libro fisico. L'evidenziatore giallo. Certo, sì. Anche noi quando, diciamo così, facciamo le missioni partendo in giro per il mondo portiamo sempre un libro fisico con noi, non è solo un tempo dedicato all'ebook. Però è vero anche che uno degli aspetti importanti di questa filiera è che è anche una filiera molto tecnologica, che ha anche un aspetto molto importante di innovazione tecnologica, per cui una delle cose importanti da sottolineare è che ci sono tante imprese in questo territorio che sanno fare il libro fisico, ma sanno anche fare un bel libro digitale, con supporti digitali, con contenuti digitali, e questo è sicuramente un aspetto che è molto importante, di cui tenere conto oggigiorno, nonostante la, diciamo, bellezza e l'importanza del libro fisico. Erika, si parla di imprese in loco, ma imprese che devono espandersi fuori. Come li aiutate voi? Noi li aiutiamo con tanti strumenti,
che partono da una parte di formazione qua sul territorio che offriamo alle aziende e che è costruita sartorialmente anche per i settori, quindi la preparazione all'internazionalizzarsi, come presentarsi all'estero, come partecipare agli appuntamenti come fiere di incontri, ma anche una formazione legata molto al settore. Dopodiché organizziamo incontri che partono dall'aggregazione per le aziende proprio sul territorio per farle conoscere, per farle lavorare insieme e presentarsi come una filiera all'estero. E poi organizziamo tutta una serie di incontri con gli operatori stranieri, con possibili buyer, con possibili collaborazioni da attivare poi sui vari mercati che noi individuiamo come mercati target. Camera di Commercio, ieri, oggi e domani? Beh, ieri sicuramente, perché in questa filiera di cui parliamo ci sono imprese storiche. Per esempio, una delle filiere, diciamo una delle imprese più anziane, chiamiamo così, era un'impresa che già stampava i libri per la Casa Reale alla fine del 1700. Oggi, perché lo vediamo anche dalla presenza degli editori in questo salone, molto nutrita, dagli editori che hanno aderito al progetto. Domani, perché la vocazione tecnologica innovativa di questo territorio riuscirà a tenere in piedi questo settore, spingendo molto sull'innovazione e cercando di tenere a bordo anche i giovani, tanti giovani ragazzi che vediamo qua, per cui ovviamente l'aspetto tecnologico e digitale è imprescindibile. Erika, il tennis internazionale a Torino, tornerà a Torino il Salone dell'Auto, tutti eventi che danno importanza al Piemonte. Assolutamente, noi siamo reduci da un altro evento importante che sono gli Aerospace and Defense Meetings che ci sono stati l'anno scorso, i Vehicle and Transportation Meetings per quanto riguarda il mondo della mobilità, quindi per noi sono tutti appuntamenti imperdibili internazionali che vedono appunto le filiere piemontesi molto ben presenti e vincenti sui mercati internazionali. Una domanda per tutti e due, c'è un evento che vorreste portare in Piemonte? Allora, sì, ce ne sono tanti su cui cerchiamo di ragionare molto. Ci piacerebbe, per esempio, portare qui in Piemonte di nuovo, almeno io parlo come Camera di Commercio di Torino, per esempio riportare un evento che parli anche delle attività sportive e di tutte le imprese che lavorano nelle imprese dello sport. Questo lo dico anche perché nei prossimi giorni, poi sabato, faremo anche un approfondimento del collegamento tra sport e libro, trasporto ed editoria, perché è anche una delle cose che si riescono a raccontare meglio. Qui, diciamo, si stampano anche molti libri che raccontano le gesta, diciamo così, degli sportivi. Basti ricordare, anche solo visto che ricade in questi giorni l'anniversario della tragedia di Superga, quanti libri sono stati scritti, per esempio, sulla tragedia di Superga, il grande Torino e così via. E che ancora se ne scrivono, no? E che ancora se ne scrivono, vengono presentati ancora in questi giorni. Perché la memoria è sempre attiva. Esatto, quindi quello è molto importante ed è il collegamento che si può fare, che tutto ciò che aiuta a raccontare attraverso il libro le altre eccellenze, qui sarà sempre il benvenuto. Tu invece che cosa vorresti portare? Ma io mi associo a quello che ha detto Giovanni, perché per noi sono importanti i settori comunque che condividiamo con i nostri stakeholder, quindi sicuramente tutta la parte di tecnologie, ma anche le opportunità nuove, quella dello sport, per noi può essere un'occasione ottima. E invece un evento che aveva visto proprio la Camera di Commercio, no? Principale protagonista, perché qui si è tenuto il congresso internazionale delle Camere di Commercio anni fa, un momento importante per Torino perché poi siamo veramente esplosi. Sì, nel 2015 il congresso mondiale delle Camere di Commercio che venne portato qui a Torino fu sicuramente un evento molto rilevante che ha semmai più di una volta sottolineato quanto la stessa Camera di Commercio di Torino sia molto presente nelle reti internazionali, dalla Federazione Mondiale delle Camere, Eurochamber che raggruppa le Camere Europee, perché le Camere di Commercio sono comunque veicoli di facilitazione del business in tutto il mondo. C'era qualcuno tempo fa che diceva: in qualunque paese si vada si troverà sempre un'ambasciata del Vaticano e una Camera di Commercio, questo è vero. Allora, grazie a Giovanni Pischei da Camera di Commercio di Torino, Erika Manis, CEI Piemonte, see you in Turin. See you.